In questo inizio di stagione la Roma allenata da Eusebio Di Francesco sta migliorando l'intesa tra i suoi interpreti, assimilando sempre più i dettami tattici del nuovo tecnico giallorosso. Il reparto arretrato è una delle note liete delle prime uscite stagionali, infatti nelle prime 4 partite ufficiali Alisson ha tenuto chiusa la porta in ben 3 occasioni. 0 sono stati i gol subiti alla prima di campionato contro l'Atalanta, così come contro l'Hellas Verona e al debutto in Champions League con il temibile Atletico Madrid di Simeone. Negli ultimi 20 anni la Roma ha avuto questo trend soltanto in altre 2 occasioni, la prima e la seconda stagione con Rudy Garcia in panchina. Nello specifico, all'inizio dell'avventura del tecnico francese, i giallorossi nelle prime 10 uscite ufficiali subirono gol soltanto da Biabiani nella trasferta contro il Parma. In un'occasione ha invece fatto registrare numeri addirittura migliori, era la stagione 2007-2008, una di quelle del primo Spalletti. I giallorossi iniziarono con 4 porte inviolate in altrettante partite ufficiali, la prima in Supercoppa Italiana contro l'Inter, battuta 1-0 grazie al gol di De Rossi su calcio di rigore, poi clean sheet in campionato con Palermo, Siena e Regina.